Buongiorno, buongiorno, aspettate che guardo se ci siete, perfetto, benissimo. Allora, cominciamo a fare i panini all'olio con il Bimby. Allora, io ho già messo in macchina la farina, stavolta ho aggiunto un 100 grammi di semola, così, tanto per cambiare un attimo il gusto un pochino. Sono qua, scusate. Allora, spiga, ovviamente, e cominciamo a secco così. Andiamo a mettere l'acqua. Ne tengo sempre una lacrimina da parte che non si sa mai. Proprio una lacrima, vedete? Si vede? Giusto per vedere se assorbe di più, magari ne devo aggiungere ancora un po'. Andiamo subito ad inserire il lievito di birra. Questa volta li faccio solamente con il lievito di birra. Non abbiamo fatto la tara. Ok. Ok, perfetto. Allora, andiamo ad inserire il lievito di birra. Vado ad inserire anche un pochino di acqua, mi sa che ce ne vorrà ancora un pochino. Ne aggiungo 5 grammi per volta, no, 10, scherzate, 10 grammi per volta. Ok, diamo un'occhiata, giusto per capire come siamo messi, vediamo. Sì, ok, 10 grammi sono più che sufficienti, secondo me, vediamo. Forse anche 20, vediamo, vediamo. Intanto ne aggiungo 10. Vediamo un po', un attimo. Ok, controlliamo prima di aggiungere. Ma secondo me va già bene così. Niente, allora lasciamo incordare, perché poi ci va l'olio. Ovviamente nel Bimby non faremo il chilo di farina, eh? Facciamo tutto da poco. Sì, direi che va bene. Adesso possiamo anche inserire il malto. Aspettate questa forse. Ma però un goccino di acqua. Un goccino di acqua forse ci sta. Ci sta, ci sta. Da un 5 grammi proprio, non di più. Questa semola ciuccia. Ok. I rumori di sottofondo sono i cani che litigano, eh? Andiamo ad inserire il malto. Non fate andare il Bimby così senza remissione, cioè via. Ogni tanto fermatelo, muovete l'impasto, guardatelo, toccatelo, perché insomma, surriscaldarlo un attimo prima di tutto, e poi comunque ha bisogno di essere guardato, perché ci sono farine che assorbono di più, farine che assorbono di meno. Insomma, c'è da controllarlo sempre l'impasto. La ricetta non va mai presa così, punto. Perché io posso usare una farina
che assorbe più della vostra o assorbe meno della vostra. Quindi tenetevi sempre da parte un goccino di acqua, poi valutate se aggiungerla. Ma dovete uccidervi? Ehi! Bene, adesso andiamo ad aggiungere, non lo aggiungo così in alto. Siamo a 3 minuti e 33, partiamo. Mi preparo già anche il sale. Calypso fa in alta marea. Esagerata, esagerata. Controlliamo. Pasto ancora bello freddo, usate sempre l'acqua fredda. Sì, va benissimo, va benissimo. Adesso possiamo. Controlliamo, va bene come consistenza. È un impasto che non deve essere, non è un'alta idratazione, panini all'olio non sono un'alta idratazione. Quindi cominciamo. Mettiamo il sale, sapete che io lo metto così. E lui pian pianino se lo ciccia. Siamo pronti per inserire l'olio. No, sento con l'orecchio ancora qualche granellino sparso. Aspettiamo un secondo. Avete già rotto il gioco nuovo? Mamma mia. Ok, ci siamo. Pronti. Un po' per volta. Siamo a 6 minuti e 22, adesso diamo un'occhiata. Vediamo come procede l'impasto. Bene. Dobbiamo solamente avere un pochino la pazienza di aspettare che si prenda tutto l'olio. Andiamo fuori ragazzi, adesso andiamo fuori un attimo, solo, devo parlare con i miei amici. Un attimo, dove sono i miei clienti? Cosa c'è? No, sono guanti, non c'è niente da mangiare adesso. Avete appena fatto colazione. Allora, vediamo un po'. Benissimo, bello, molto bello, molto bello. Perfetto, devo solamente un pochino ancora assorbirsi bene l'olio e ci siamo. Ho i guanti perché ho gli anelli addosso. Benissimo, arriviamo a 8 minuti, guarda, 7:56, 57, 58, 59, buono. A posto.
Eccoci qua. Benissimo. Vi ho fatto vedere 8 minuti. Ok? Benissimo. Spegniamo. Aspettate si spenga bene. Perfetto. Portate pazienza che sposto tutto e vi faccio vedere l'impasto. Sono scappata. Ok. Vedete che la ciotola resta bella, sì, vedete, no, perché non è inquadrata, resta bella pulita, quindi bello incordato. Beh, questa poi è abbastanza facile perché insomma non è un'altidratazione che è un po' più rognosetta. Ok? Buono, adesso la copriamo un attimo a campana, ok? Poi facciamo un altro paio di pieghette così si alliscia bene. Ci vediamo tra un 10 minuti, un quarto d'ora. Ciao! Eccoci, allora, dicevamo. Facciamo una pieghetta, vediamo se ne ha bisogno di una, se ne ha bisogno di due. Valutiamo, valutiamo. Direi che potremmo già anche essere a posto, ma per farla ancora più liscia ne facciamo un'altra, ok? Quindi tra un 10 minuti ancora ci vediamo, un quarto d'ora. Ciao! Qua ragazzi, allora dovremmo esserci. Benissimo. Ho visto come si è lisciato bene. Beh, adesso lo mettiamo nella nostra bella ciotola, lo copriamo e lasciamo partire la lievitazione. Dopodiché cominceremo a stagliare e fare la pezzatura, ok? Ci vediamo più tardi per le varie pezzature. Ciao! Oddio, scusate, mi stavo dimenticando di fare il video. Mi sono rimasti solo due pezzi, ma comunque è molto semplice la cosa. Stagliate a pezzettini, adesso io li ho fatti più o meno. No, fai cadere tutto da 70-80 grammi più o meno. Li tirate. Belli sottili, potete usare anche la nonnapapera se volete, cioè la macchina della pasta, eh. Lo potete fare tranquillamente. Questo stiamo simulando alla fine la cilindratura che di solito nei panifici lo fa la macchina. Ok? Non sono pronti ovviamente, dopo adesso li lasciamo riposare perché adesso ovviamente non ce la farete, ah, cioè, non ce la fareste, sono durissimi, ok? Vedete che. Lasciamo riposare una mezz'oretta, un tre quarti d'ora e poi andremo a ritirarli e riarrotolarli, quella sarà la formatura finale. Ci vediamo più tardi. Ciao. Ecco qua. Allora, ci siamo. Siamo pronti. Eccoci qua. Allora, prendiamo il nostro bel rotolino. Ma non trovo questo. Scusatemi, ma proprio. Ecco, adesso la tirate sottile, non sottilissima come prima, ovviamente, perché adesso serve solo per la mamma. Tirate un pochino, vedete? Tirate un pochino. Ecco fatto. Semplice. Mi raccomando, questa sotto, perché se la mettete qua in lievitazione, in cottura si apre. Un attimo, ecco qua, ok? Basta, ciao!